buonasera amici di Mitico Channel e benvenuti ad un tè con Rosanna. Solo che stasera siamo senza te, siamo impegnati in una lezione di danza perché siamo ospiti felici della scuola di ballo Tersicore di Foggia con una delle sue maestre, Giada Ordine. Ciao Giada. Ciao. E anche una futura maestra, Silvia Maffei. Ciao Silvia. Buonasera. Bene, allora oggi si lavora e si danza, perché noi sappiamo che la danza è un'arte, ma è un'arte di una grande fatica. Giada è la maestra, una delle insegnanti di questa scuola, e ha un curriculum molto vasto, è diplomata primo e secondo livello all'Accademia di Danza di Roma, ha partecipato a numerosi stage anche con ballerini internazionali, del peso internazionale, quale Steve Lachance e Raffaele Paganini. Inoltre ha partecipato a vari concorsi, moltissimi spettacoli su tanti palcoscenici, l'ultimo il tour di Laura Pausini. Bene, Giada, come ti è nata la passione per la danza? Allora, la passione è nata da piccolissima, da quando praticamente all'età di 2 anni e mezzo, 3 mia mamma mi ha portato qui dove lavora, perché questa è una scuola familiare che ha più di 40 anni di attività e c'è mia nonna è alla guida, la fondatrice, alla signora Anna Colucci, e da lì poi sono passate le insegnanti Paola e Loredana Loprete e adesso ci siamo noi che siamo appunto le generazioni future, prendiamo in mano la scuola, io che in primis ormai da quasi 10 anni lavoro già qui in pianta stabile e anche mia cugina Silvia che arriverà tra poco anche qui ad insegnare, sta finendo il suo percorso di studi presso Dancer at Work a Firenze, una scuola professionale molto importante. Quindi la scuola di danza Tersicore, che è rinomata sul territorio foggiano, la conosciamo tutti, è un'azienda a conduzione familiare. E Giada, quanto è difficile oggi essere ballerina, perché tu balli, danzi. Sì, sì, io ancora ho la fortuna di poter lavorare, di poter danzare, perché insomma il corpo ancora me lo permette, penso per poco. È chiaro che la carriera di ballerina è molto difficile, soprattutto per chi magari ha una famiglia o per chi si vuole costruire una famiglia, perché ti porta comunque tanto lontano da casa. È anche difficile oggi come oggi trovare proprio lavoro, perché i ballerini sono tanti e le ballerine sono tante. E naturalmente ci sono diverse scuole professionali che riescono comunque a formare i ballerini anche in maniera completa, sia per quanto riguarda la tecnica classica, sia per quanto riguarda il contemporaneo e il modern. Quindi ci sono tanti ballerini che hanno anche una struttura, diciamo, completa, uno studio completo e riescono, diciamo, a lavorare, e grazie a Dio anche dei nostri allievi spesso li troviamo in eventi Rai e anche su Mediaset, oppure lavorano in concerti, palcoscenici, diciamo, di un certo rilievo, proprio perché da qui poi loro riescono a trovare quasi un trampolino di lancio per poter studiare fuori e poi fare il loro percorso. Ma com'è ballare? Che cosa si prova a essere di fronte al pubblico? È bellissimo, è adrenalinico, è un'emozione fortissima, perché vuol dire trasmettere qualcosa senza parlare, cioè trasmettere attraverso un linguaggio non verbale che è il linguaggio del corpo, e quindi dare un'emozione attraverso il corpo. Ballare è vita, ballare è felicità, è allegria, però a volte è anche magari mandare un messaggio di dolore oppure di sofferenza a seconda della sensazione emotiva, oppure a seconda proprio del coreografo, di quello che vuole trasmettere attraverso il suo lavoro. Quali sono stati i ballerini con i quali sei riuscita a esprimerti meglio, o le ballerine, i corpi di ballo? Allora, io ho studiato con Steve Lachance diversi anni, perché ho fatto tanti stage con lui e mi trovo molto molto bene. In più ho studiato tecnica Cunningham in accademia, in quella mi sono specializzata e da lì poi sono partita anche nell'insegnamento, perché la mia lezione parte proprio da una base di tecnica Cunningham per poi, diciamo, evolversi in un modern,
perché la mia esperienza, appunto, il mio percorso parte proprio da questo per arrivare a un'evoluzione che è quello che è stata la mia esperienza attraverso questi maestri bravissimi con cui ho avuto la fortuna di studiare. Giada, cosa può offrire la danza oggi ai ragazzi e alle ragazze? Allora, la danza può offrire tantissimo, sia diciamo a livello sociale, emotivo, per chi magari è particolarmente introversa, perché magari attraverso il movimento riesce diciamo ad esprimere quello che non riesce a fare a parole, e poi comunque dà un senso prima di tutto di disciplina a questi ragazzi che magari tante volte brancolano un po' nel buio perché sono molto attaccati ai social, quindi al telefonino, hanno bisogno di trovare un contatto con la realtà, un contatto umano anche tra di loro, e quindi secondo me a lezione di danza loro riescono prima di tutto a ritrovare se stessi, poi a trovare anche un rapporto con l'altro. Nel frattempo c'è anche un messaggio positivo per cui la danza è difficile e quindi bisogna dedicarsi, bisogna sudare, e bisogna davvero, ti insegna ad affrontare la vita di tutti i giorni, perché alla sbarra, con la fatica e il sudore che si costruisce qui, è proprio siamo a lezione di vita, cioè così si formano il carattere e riescono poi nella vita anche ad affrontare le difficoltà, i dispiaceri in maniera positiva, in maniera buona, positiva. Quindi oggi che i ragazzi vengono definiti ciusi, fannulloni, disimpegnati, molto legati ai social, la danza rappresenta il mezzo, e quindi una scuola di danza professionale rappresenta il mezzo non solo per costruire il sé, ma anche per entrare in empatia col mondo esterno e saper affrontare poi i dolori, ma comunque le traversie che la vita offre ad ognuno di noi. Vuoi fare un appello ai genitori di questi ragazzi, bambini, adolescenti, per far sì che la danza, che sia classica o come dicevi tu modern o contemporanea, sia vissuta come un elemento di crescita e di formazione? Certo, è importante affidarsi a delle persone competenti, delle persone di esperienza, a delle persone che hanno studiato e che possono trasmettere ai vostri figli davvero, oltre che ovviamente lo studio della danza che è fondamentale, ma proprio dei valori importanti di vita. E quindi io mi raccomando ai genitori di fare attenzione a quando scegliete la scuola di danza, perché è come affidarsi ad un medico. In realtà i ragazzi qui crescono con noi, quindi è importantissimo che loro ovviamente fanno un percorso di crescita corporea equilibrato e sicuro, ma poi soprattutto con dei valori importanti e umani. Allora io direi di passare anche il microfono a Silvia, perché essendo la più giovane nella famiglia Tersicore, anche se il cognome chiaramente è la famiglia della scuola Tersicore, ci può spiegare anche lei come è approdata al mondo della danza e qual è l'importanza di ballare, di muovere il corpo. Io sono cresciuta in un contesto di danza, appunto. Mia mamma ha insegnato fino all'ultimo giorno del nono mese, dopodiché la notte sono nata io. Per cui la mia passione è nata dal vedere mia mamma, un po' il mio mia cugina che era più grande, per cui per me era un po' il desiderio di diventare come erano loro. Da questa poi è cresciuta una passione diversa, perché appunto ho imparato il senso del sacrificio che si impara nella danza, alla lezione, come diceva anche lei, alla sbarra. Perché appunto ogni piccolo sacrificio viene ricompensato nel tempo, giorno per giorno, e i risultati sono veramente continui, ma a volte anche molto piccoli rispetto all'impegno che si dà. Per cui è importantissimo, perché la danza, oltre a essere un gioco per i più piccoli, è sicuramente un insegnamento di vita, di disciplina, e insegna a vedere la vita come qualcosa che va vissuta con un impegno, e che quindi tutti i nostri sacrifici vengono ricompensati in base anche a quanto noi ci impegniamo. E per cui appunto l'appello ritorna sicuramente alla scelta di un tipo di scuola o comunque di persone che hanno
scelto per la loro vita la danza e che quindi hanno dedicato sacrifici di futuro, sacrifici economici anche, appunto per studiare, per fare di questo mestiere la loro vita, in modo da poter dare agli altri tutta la loro esperienza. Per cui io penso che bisognerebbe, come in tutte le cose della vita, imparare a informarsi, quindi essere attenti a cercare di scegliere il meglio per i nostri figli. Tu sei a Firenze, no? Sì. Cosa fai a Firenze? Allora, io ho studiato più piccolina alla Scuola del Balletto di Toscana e al CAOS, che sono due scuole professionali. Adesso sono in un progetto fondato da Eugenio Buratti che, di avviamento alla professione, che si chiama Dancer at Work. E appunto io adesso sto perfezionando la mia preparazione, quindi sia da un punto di vista futuro per l'insegnamento, sia appunto per eventuali progetti dal punto di vista della danza, quindi da ballerina. Benissimo. Allora, amici di Mitico Channel, credo che siano stati abbastanza esaurienti, ma soprattutto a me è venuta voglia di ballare. E credo che sia anche giusto concludere dicendo che danzare non è fare, ma è essere. Quindi siamo ballerini un po' tutti. Io ringrazio Giada Ordine e Silvia Maffei per averci concesso questa intervista e mi appropingo ad andare in sala, ad imparare qualche passo. Bene, vi saluto, grazie mille, grazie Giada. Grazie a voi, grazie davvero. E grazie Silvia. Grazie mille. Arrivederci al prossimo tè.